È un classico trilogy con diamantini laterali che rappresenta il passato, il presente e il futuro. E il matrimonio che si spera sia per sempre. Un diamante, si sa, è per sempre. E un marito? Le più fortunate risponderebbero di sì. Ed è proprio al matrimonio, tutto quello che gira intorno all'amore fra due persone, il tema dell'edizione di Gioiello in vetrina il 1° e 2 di giugno, durante la fiera antiquaria. I gioiellieri di Confcommercio tornano dunque nel chiostro della biblioteca con le loro proposte dedicate appunto al mondo del wedding. Come Federpreziosi Confcommercio, attraverso il nostro osservatorio, abbiamo voluto verificare quant'è l'incidenza delle vendite in occasione di un matrimonio. E su un 1.400 persone che sono entrate nelle nostre gioiellerie negli ultimi 18 mesi, ben il 21% hanno acquistato gioielli per il matrimonio e il 18% per fidanzamento. Quindi sono dei dati che ci lasciano ben sperare per questa bellissima occasione del prossimo fine settimana. Con il wedding, con le spose, è bello sentirsi regine per un giorno e quindi ci è sembrato bello portare proprio la corona di Miss Italia. Questa è quella originale. Sono molto contento e ringrazio anche l'istituzione biblioteca per mettere a disposizione questo ambiente che è molto particolare, affascinante e proprio nel cuore della fiera antiquaria, quindi si presta veramente bene per fare le collaterali. Un evento che fortifica, consolida proprio questa attrazione di turismo che si produce con Fiera Antiquaria, per questo la Camera di Commercio non può non supportare questo evento. Siamo accanto per 8 anni con la speranza che anche in questa occasione, ecco, il nostro genius loci, che è l'oro combinato con l'antiquariato, sia ancora una volta la combinazione vincente. In questa occasione, visto che si parla di matrimonio, abbiamo scelto una cosa un po' più particolare per le spose che esigono essere un pochino più uniche, degli oggetti con un materiale ancora più prezioso che è il platino. Una fiera del settore nella fiera che vuole essere un appuntamento che diventa importante per le nostre vetrine di oro locale. È una manifestazione che ormai ha riscosso molto successo. La fiera, e non mi stancherò mai di dirlo, è il nostro respiro durante il mese per i commercianti, per la categoria che rappresento, e gli eventi che si possono inserire in questo circuito e che arricchiscono il valore stesso della Fiera dell'Antiquariato non possono essere che di buon auspicio. Devo dire che a volte ci mettono in difficoltà col trovare, però ce la caviamo bene perché abbiamo anche delle produzioni nostre di fedine che possono essere riprodotte sia per lui che per lei. Oggi le spose sono molto più disinvolte, quindi va bene qualunque cosa possa mettere in evidenza e esaltare la bellezza della sposa e del momento. Il sole, i papaveri, i girasoli. Dovrebbe essere il giugno, speriamo che porti fortuna.